e tu ci sei andato, quale sindaco di Lucera. La verità, era stato anche invitato a presenziare al consiglio. E non è voluto venire. Noi, diciamo, avete fatto giustamente la vostra parte, che lui non è voluto venire, lo possiamo sempre rinfacciarlo, no? Se invece non avevamo proprio invitato, beh, dovevamo stare zitti allora. Io mi auguro, vuoi parlare prima tu, poi ho preso un po' la parola al posto di Giambino. No, io volevo, vabbè, innanzitutto ringrazio tutti, specie quelli che si sono mossi dai paesi limitrofi per venire. È chiaro, è un problema comune questo qua che abbiamo tutti, e non soltanto questo, perché poi alla fine lo stiamo vedendo, come territorio siamo penalizzati, da tanto tempo che siamo senza una rappresentanza vera politica, e questo ne stiamo pagando il prezzo e le conseguenze. E accolgo in pieno anche il discorso fatto dal consigliere Bizzarri, lo sposo in pieno da una vita che stiamo dicendo che dovremmo muoverci dal territorio, spero che prima o poi ci riusciremo. Riguardo alla interlocuzione con Emiliano, certo che ci abbiamo provato. Io ci ho provato, mi risulta che ci ha provato anche, insomma, diciamo che ci hanno provato un po' tutti. Abbiamo una, come dire, o un impegno formale da parte sua nell'ultimo incontro che abbiamo avuto a Manfredonia, dove c'erano tutti i sindaci, quando si è trattato di protestare per la questione delle trivelle. Lui, davanti a tutti i sindaci presenti e decine di giornalisti, ha tirato fuori, non so come, il discorso dell'incontro che dovrebbe avere con me, ma con me chiaramente io intendo con il territorio, perché quando e se e spero che sarò chiamato, chiaramente io farò presente questo a tutti i sindaci, e quindi si dovrà fare una delegazione e andare lì a parlare. Lui ha preso impegno, anzi ha ribadito formalmente l'impegno che lui ha di incontrarmi per discutere di questa vicenda, della vicenda dell'ospedale. Qualche piccola riflessione, certamente non tecnica, perché tecnicamente hanno illustrato assolutamente in maniera brillante i medici che si sono succeduti nei loro interventi. Riguardo all'accorpamento a Foggia, io credo che sia la soluzione naturale, anche se la più difficile. Quella naturale perché non ci si può accusare e quindi voler chiudere perché siamo troppo vicini a Foggia, però poi ci mandano a San Severo. Insomma, è un qualcosa che stride un po' con la logica. Se io sono troppo vicino a Foggia, probabilmente il mio punto di riferimento deve essere Foggia. Non mi puoi dire poi no, però sei troppo vicino a Foggia, ma vattene a San Severo. È una cosa, insomma, un po' quantomeno curiosa. E quindi diciamo che credo che sì, è vero, è difficile, però sarebbe difficile anche per loro spiegarci come mai ci dicono che abbiamo il problema di vicinanza a Foggia, però poi ci mandano a San Severo, che chiaramente è meno raggiungibile di Foggia rispetto per quanto ci riguarda. Voglio far presente qualcosa di altrettanto importante. È nata un'associazione di comuni dimenticati. Sono praticamente 23 comuni che sono riuniti in associazione. Può darsi che Gianfilippo ne sia a conoscenza. Questi che chiedono, e si è praticamente, questo si è tramutato in una proposta di legge, praticamente quello che il decreto Balduzzi stabilisce in quel decreto, cioè con l'unica differenza che quando dice può, loro chiedono che quella diventi legge, e quindi non dovrebbe essere possibile che ti lasciano in balia della politica a decidere se quel territorio, nonostante sia riconosciuto come un territorio svantaggiato, che ha delle difficoltà, che ha dei problemi oggettivi, quindi per quanto riguarda la viabilità, i tempi di percorrenza, poi alla fine però la decisione viene lasciata in balia dei politici o della struttura tecnica di turno, e quindi di statuire che sia un obbligo quello, quindi i territori che hanno questi problemi devono avere l'ospedale di base di riferimento.
prevederlo per legge. Quello che ha detto il Ministero è chiaro, sono pochi gli ospedali di base. Beh, vanno assolutamente nella nostra direzione, cioè è come se ci avessero fatto un assist. Ci sono altri parametri che purtroppo però vanno nella direzione opposta. Penso ad esempio a quella della delibera della Unione Europea che pensa al discorso dell'orario dei medici, e quindi è chiaro che hanno la necessità di fare che? Di liberare medici per poter coprire praticamente i turni da altre parti. Però una riflessione io faccio, e nella relazione del Ministero, se non ricordo male, dice chiaramente anche che gli ospedali, cosiddetti ospedali, gli hub, cioè quelli più importanti, ne dovrebbe essere uno. È chiaro a tutti che noi ne abbiamo due, e sono Foggia e San Giovanni. Una politica corretta, una politica che applicasse seriamente quelle che sono le indicazioni del Ministero, ma non perché dovrebbe limitarsi ad applicare le indicazioni del Ministero, ma perché chiaramente tutti possono comprendere che se sul territorio hai una buona medicina di base, questo non può far altro che aiutare anche gli ospedali più importanti, perché fa da filtro e non fa arrivare in queste strutture delle patologie che non hanno assolutamente motivo di arrivare in quelle strutture, che si dovrebbero occupare soltanto di casi più importanti, dei cosiddetti acuti. Dicevo, una politica seria, beh, probabilmente si dovrebbe porre la questione di se c'è qualcosa da tagliare, deve decidere dove tagliare, tra questi due chiaramente, e non che per restare praticamente, per rimanere in vita, questi due, non so come definirli, ma li chiamerei elefanti, li chiamerei, non lo so, bisonti, alla fine vai a sopprimere l'offerta minima sanitaria in territori che non chiedono null'altro che la possibilità di potersi praticamente curare come tutti gli altri territori, come qualsiasi cittadino penso che abbia diritto. E soprattutto, forse in primis, prima di guardare al pubblico, bisognerebbe tagliare al privato. Quindi le richieste che noi dobbiamo fare sono molteplici, sono diverse. Io spero che abbiamo e che ci sia data questa possibilità di interloquire, di dire la nostra. Ci stiamo provando, caro sindaco, in tutti i modi, e sono fiducioso sul fatto che riusciamo ad averlo, insomma, perché l'ho appreso questo impegno e spero che lo mantenga. Chiaramente tutti insieme dobbiamo andare lì a far sentire poi quelle che sono le nostre ragioni, nulla di più, perché non è che chissà che stiamo chiedendo. Poi è chiaro che dobbiamo percorrere tutte le strade, perché certo la proposta, assolutamente concordo anche con la via giudiziaria dovesse essere necessaria, ma dovesse essere necessario sicuramente dovremmo essere pronti anche a far sentire la nostra voce forte con azioni anche di protesta, perché non credo che sia terminato manco quel momento. Certo, a tutti farebbe piacere che non ce ne fosse bisogno. Se dovesse non servire, che diciamo le nostre proposte vengono accolte, che quindi ci possiamo ritenere soddisfatti, beh, nessuno ha voglia chiaramente di fare casino, fare proteste fine a se stessi, ma dovesse essere necessario assolutamente ci dobbiamo far sentire, anche perché sapete, la scorsa volta non si è riuscito ad ottenere un risultato, probabilmente perché non è che c'è stata poi tanta partecipazione, però devo dire che questa volta è in gioco qualcosa di più importante. L'altra volta non dico che non fossero importanti i reparti di servizi che sono stati tolti, ma questa volta è in gioco veramente il minimo diritto. Cioè, quando si mette in discussione il pronto soccorso, beh, significa essere folli. Questo assolutamente non ce lo possiamo permettere,
Non è impensabile non avere un pronto soccorso, è impensabile che alle 20 di sera quel servizio ad esempio non c'è più e quindi che vogliano chiamarlo punto di primo intervento, vogliono chiamarlo, cioè credo che sia assolutamente impossibile da accettare qualcosa del genere, quindi io spero che si riesca a convincere chi deve decidere che un territorio come questo, che ha già grossi problemi, grossi disagi, non ha bisogno assolutamente di ulteriori problemi. Ma se dovesse essere necessario, dobbiamo assolutamente cercare di farci rispettare in tutte le maniere, quindi da quelle legali, ribadisco, condivido assolutamente in pieno, ma anche protestare, ma con forza, protestare perché quando si ha ragione non si deve aver paura di protestare, perché si sta chiedendo il diritto, perché se si ha il sentore che ti stanno facendo un torto, a volte è anche difficile non protestare, perché è chiaro che una ingiustizia, non tutti magari hanno lo stesso carattere, c'è chi riesce a superarla quella ingiustizia, chi magari non ci riesce proprio, quindi sicuramente noi siamo pronti e spero che siano tutti quanti pronti, in primis i cittadini, a supportarci nel caso in cui ce ne fosse bisogno. Naturalmente lavoreremo affinché tutto ciò non sia necessario. I numeri dell'ospedale di Lucera è anche superfluo dirli oggi, a quei numeri, caro Dino, dovremmo aggiungere altro, che è stato fatto di tutto per non farli fare quei numeri, perché se c'era da togliere qualche medico che andasse da qualche altra parte dove c'erano problemi, si veniva all'ospedale di Lucera, se c'era qualche anche strumentazione da portare da qualche altra parte, si è venuti a Lucera, cioè siamo stati veramente messi nelle condizioni di non poter operare come ospedale, di non poter lavorare, per arrivare magari poi un giorno a poter dire, a dover dire, guardate, ma i numeri di voi dicono questo. Nonostante tutti questi tentativi, invece i numeri dicono altro, dicono che con l'abnegazione, con l'impegno, e di questo voglio dire, voglio rendere merito e voglio ringraziare pubblicamente i medici e tutti i dipendenti di quella struttura che quotidianamente, grazie ai loro sforzi, perché quando ti vengono sottratte continuamente risorse, uomini e mezzi, non è facile poi riuscire a mantenere certi standard. E invece, nonostante tutto questo, la loro abnegazione, il loro spirito di servizio sicuramente ha fatto sì che addirittura abbiamo il reparto di medicina con dei numeri superiori al reparto di riferimento, che dovrebbe essere quello di San Severo. Questa la dice veramente lunga su quella che è la capacità quella struttura, di quegli infermieri, di quei medici, ma soprattutto della necessità anche del territorio, perché se ci sono quei numeri significa che non sono numeri certamente soltanto del comune di Lucera, ma perché c'è un territorio dietro il comune di Lucera che fa praticamente affidamento su quella struttura, ed è proprio questo che a noi deve convincerci che abbiamo ragione da vendere, che quindi sarebbe una profonda ingiustizia, dobbiamo farglielo capire in tutte le maniere, nessuna opzione, nessuna ipotesi deve essere esclusa. Riguardo a quello che dobbiamo fare come documento, sentivo che non si è riusciti a fare un documento unitario e onestamente non mi risulta che ci sia stato un tentativo, giusto per chiarire. Ah, no, chiedo scusa. No, credo che ci sia una certa sintonia tra tutti, sia nei contenuti che nell'agire, quindi credo che non sia difficile poi alla fine giungere a una conclusione. La parte più importante oggi, secondo me la cosa più importante oggi è una sola, è quella di avere una interlocuzione. Questa è la parte più importante, perché poi alla fine ci possiamo mettere d'accordo su tutto, possiamo firmare 1000 documenti, ma se chi deve decidere
quel documento manco lo vuole leggere, beh è chiaro che dobbiamo trovare il modo per farglielo leggere, anche a muso duro. Ripeto, forse non dovremo arrivare a questo, perché ho questa rassicurazione, un impegno preso pubblicamente, credo che assolutamente non ci saranno problemi a discutere di questo. È chiaro che quando arriverà quel momento dovremo essere bravi e dovremo essere convincenti, far capire quelle che sono le nostre ragioni. Grazie. Adesso passiamo la parola al sindaco di Biccari, dottor Gianfilippo Mignogna. Buonasera, io vorrei aggiungere delle considerazioni a quelle che sono già state fatte, che sono dal mio punto di vista tutte condivisibili, per cercare di affrontare questo problema anche da un altro punto di vista, e cioè da un punto di vista più strettamente politico. Io credo che noi dobbiamo comprendere, e quando dico noi, dico tutti i rappresentanti di questo territorio, che il problema dell'ospedale di Lucera è soltanto un pezzo di un problema più grande che riguarda una tematica molto più importante, che è quella dello spopolamento delle aree rurali e delle aree marginali, che è quella del destino dei piccoli comuni, e quella del destino, diciamo, delle zone periferiche. Perché oggi l'ospedale, ieri il tribunale, domani qualche altro presidio dello Stato, ma se noi non ci accorgiamo e non ci rendiamo conto che è probabilmente il territorio stesso ad essere messo in discussione, l'idea stessa di poter vivere in zone montane o in zone rurali, l'idea stessa di poter vivere in zone periferiche, forse affrontiamo il problema dal punto di vista, diciamo, dell'emergenza immediata, ma non dal punto di vista della visione più complessiva di quello che ci sta succedendo. Io credo che questi temi siano tutti strettamente legati e che pertanto è necessario affrontarli sempre, spesso, facendo rete, che non significa essere un'unica cosa. Questo è quello che cerchiamo anche a livello nazionale con l'Associazione dei Piccoli Comuni di ribadire. Noi vogliamo stare in rete, ma mantenere le nostre identità, mantenere le nostre peculiarità. Stare in rete significa essere individui, essere singoli che stanno insieme, non significa essere una cosa sola o appiattire tutte le differenze. Io credo che anche in questa vicenda dell'ospedale sia in gioco una visione di queste problematiche legate alle aree rurali, e credo che forse questo potrebbe rappresentare, questo nuovo punto di vista di affrontare il problema potrebbe rappresentare anche un'opportunità, perché nel 2016 sono previste 73 chiusure di piccoli comuni in tutta Italia, e in tutta Italia nascono movimenti, organizzazioni, comitati che, come diceva il sindaco Tutolo rispetto all'associazione dei comuni dimenticati, che stanno lottando per le stesse cose di cui stiamo discutendo noi questa sera. E quindi sarebbe importantissimo trovare delle alleanze e trovare anche delle risposte politiche al problema, non soltanto tecniche. Quelle tecniche vanno benissimo e secondo me servono anche a sanare, diciamo, su quel terreno la regione e gli organi competenti, però noi dobbiamo trovare secondo me anche delle risposte politiche, e ci sono esperienze che possiamo mutuare, con cui possiamo collaborare, con cui possiamo fare rete e con cui possiamo trovare dei terreni di confronto con la regione. Vi faccio l'esempio non solo dei comuni dimenticati, che non sono più 30 ma ormai sono diventati più di 100 e che collaborano quotidianamente con l'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni, ma anche di un altro movimento con cui stiamo collaborando, che si chiama CREST, che è il Comitato Regionale dell'Emergenza della Sanità in Toscana, che ha redatto un documento bellissimo, sta facendo delle azioni importanti. Vi leggerò alcuni tratti di questo documento. Basta cambiare il termine Toscana e mettere Lucera, Montidano o Puglia e troveremo esattamente le stesse cose di cui stiamo discutendo, e forse anche lì potremmo trovare la stessa risposta politica a questa nostra problematica. Risposta politica che significa risposta che coinvolge le persone e gli abitanti di questo territorio. Dicono in Toscana, in un documento che si chiama Noi non siamo un peso, noi siamo la Toscana,
che produce bellezza e tipicità. Il CREST è una rete di comitati, di tanti comitati, di tanti piccoli comuni della Toscana, che crede che la politica dei numeri non possa rendere giustizia alle persone, persone che custodiscono la ricchezza e la bellezza dell'Italia minore, dell'Italia da cartolina, che producono tradizioni e tipicità, che presidiano territori fragili e a forte rischio abbandono. La politica indiscriminata dei tagli in sanità sta segnando un inesorabile declino del servizio sanitario pubblico. Oggi ormai si sono creati cittadini di serie A e cittadini di serie B in base al luogo di residenza. E queste sono cose che possiamo tranquillamente rivedere nel nostro territorio. Si sta creando in Toscana, così come nel resto d'Italia, una società basata sulle diseguaglianze. Alla politica chiediamo di allontanarsi da una visione egocentrica, sta storia delle città metropolitane, delle fusioni, delle unioni, guardate che si torna sempre in quella direzione là, per cambiare il proprio punto di vista e iniziare ad osservare la realtà dai margini. Questo è quello che dicono in Toscana, dove hanno trovato secondo me una risposta efficace al problema dei piccoli ospedali, perché nell'ultimo grande impegno del CREST hanno raccolto 55.000 firme per chiedere un referendum abrogativo della legge toscana di riordino della sanità. Ora, se noi andiamo a vedere lo statuto della Regione Puglia, lo statuto della Regione Puglia dice che 60.000 elettori, 3 consigli provinciali e 30 consigli comunali possono chiedere il referendum abrogativo su ogni legge. Ora, se le nostre proposte non saranno accolte, se ci sarà bisogno di rivederci e di andare oltre, io credo che se vogliamo mettere veramente in difficoltà la politica con la P maiuscola, quella dei professionisti, noi dobbiamo avere la capacità, alleandoci anche con altri territori della regione, di raccogliere 30 delibere di consiglio comunale, di raccogliere 3 delibere di consigli provinciali, e ci sono, immagino, dei consigli provinciali come il nostro interessati dalla problematica, e 60.000 firme di elettori. Se noi siamo capaci di fare questa cosa, guardate che con un referendum sulla sanità può saltare veramente tutto il discorso, diciamo, a livello regionale. È un obiettivo raggiungibilissimo. Se poi non siamo capaci di raggiungere questi risultati minimi, voglio dire una provocazione, è giusto che cali il sipario non soltanto sull'ospedale di Lucerna, ma proprio su di noi, perché significa che non sappiamo difendere il territorio. Grazie. Bravo.